Care colleghe, cari colleghi, il 2023 sta per terminare, è stato un anno particolarmente intenso per tutti noi, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista federativo. Ci sono state tante criticità su tutte, il rincaro dei mutui, un aumento del costo della vita che ha pesato su tutti noi, sulle famiglie italiane, piuttosto che le conseguenze socio-economiche che, devo dire, inevitabili, dettate dai conflitti militari in Ucraina e in Israele. E nonostante tutte queste criticità, la nostra associazione anche quest'anno è cresciuta in termini numerici. È il sesto anno consecutivo che cresce e questo mi dà, ma credo ci dia una grandissima soddisfazione perché significa che vi è una percezione reale dell'utilità di essere, di far parte della nostra importante associazione. Questo è in gran parte per merito di una grande attività, di un grande lavoro d'insieme, di squadra, a tutti i livelli federativi e in particolare, dettata dalla grande attività che viene svolta sui territori. Su tutti da parte dei presidenti provinciali e regionali, da parte dei delegati, dei consiglieri provinciali e regionali, di colleghi che, cioè, che dedicano tempo e investono energie quotidianamente per stare vicino ai nostri colleghi e dare loro soprattutto e prioritariamente attività formativa e informativa di cui tutti noi abbiamo tanta e costante necessità. Un grande lavoro anche a livello politico-sindacale, come molti di voi sanno, siamo particolarmente incentrati in questo periodo nella lotta all'abusivismo, sia attraverso un'interlocuzione costante col Ministero dell'Economia e Finanze, sia attraverso una collaborazione col Ministero delle Imprese del Made in Italy nella definizione di un percorso alternativo di accesso alla nostra attività che ci chiede l'Europa. Noi condividiamo l'idea di dare attuazione al decreto mai emanato che prevede il praticantato di 12 mesi, ma per noi è fondamentale che rimanga una prova valutativa finale attraverso la quale si possono verificare le reali competenze e conoscenze di chi si appresta a svolgere la nostra delicata attività. Siamo anche concentrati in questo periodo su un provvedimento sul quale stiamo lavorando da mesi, ma che ha visto purtroppo il parere negativo dell'Agenzia delle Entrate che ci è stato comunicato pochi giorni fa relativamente alla misura che, sulla quale noi insistiamo di sostituire in atto pubblico l'importo della provvigione con il numero della fattura. Purtroppo, come dicevo, c'è stato questo parere non positivo, ma noi lo abbiamo già riproposto questo provvedimento in formula, in maniera differente nel DDL Lavoro, cioè prevedendo che sia l'agente immobiliare a poter scegliere alternativamente se in atto pubblico inserire l'importo, cioè l'ammontare della provvigione, o, ripeto, alternativamente il numero della fattura. Siamo anche particolarmente soddisfatti del fatto che entro gennaio finalmente sarà pubblicata la norma UNI relativa al nostro modello professionale di lavoro. Come sappiamo, la legge dice come diventare agenti immobiliari, ma non come svolgere la nostra attività. E finalmente, dopo un grande lavoro del centro studi durato diversi anni, da prassi di riferimento diventerà norma e completerà quindi quel percorso paranormativo che vedrà offrire all'intera categoria la possibilità di avere come riferimento una modalità operativa professionale orientata a dare un senso compiuto e concreto a quella PD professionali. In pratica, un modello che consente di immettere sul mercato immobili solo dopo averli preventivamente controllati e verificati dal punto di vista documentale, aver definito un valore congruo che tenga conto anche non secondariamente dell'aspetto documentale. E con questa, diciamo, spero positiva informazione che rappresenta un grande traguardo non solo per la nostra federazione, ma anche e soprattutto per l'intera categoria. E questo rappresenta il vero senso di essere, di far parte della nostra importante federazione. O meglio, nel salutarvi, auguro a tutti voi e ai vostri cari, di trascorrere delle festività natalizie piene di serenità e di armonia. E soprattutto vi auguro un 2024 ricco di tantissima felicità e tantissime soddisfazioni, sia personali che professionali.